Intanto come si chiama lei? Speculate Federico. Ecco. E nato quando? Nel 1900. Dove? Qui a Parma? Sì. Qui a Parma. E di che il suo papà che cosa faceva? Mio papà faceva il calzolaio. Il calzolaio. E lei poi cosa ha fatto? Il calzolaio anche lei? No, io ho fatto il scaricatore. E suo papà era già di orientamento socialista o sindacalista? Cos'è? Comunista. Comunista. Ecco. Senta, ecco, lei è stato negli arditi del popolo? Sì. Ecco, ci può raccontare? Racconta. Quando è incominciata? Il 22. 22. Come eravate organizzati? Organizzati fra noi, così. Sì. Il nostro comandante sarebbe stato un certo Geri e il sottocomandante Parigini. Prima ancora delle barricate, cosa c'era? Avete avuto degli scontri con i fascisti? Sempre botte. Sempre botte. Mm. Perché venivano giù... Erano giù a provocare. Quindi era un po' come difesa che... E noi ci siamo organizzati 4 o 5 più decisi, so. Cosa venivano con i manganelli i fascisti? Altro che manganelli. Allora cosa avete fatto? Niente, abbiamo sparato, sì. Avete delle armi? Sì, non tanto, ma... E cosa avete fatto, le barricate? Delle trincee? Trincee con delle... I mezzi di fortuna, uno che si è sempre aiutato è stato il prete della Trinità di via 20 settembre, Don Dorsi, sempre aiutato, e quando i fascisti qualcuno a quest'ora che aveva detto e ci metteva no, c'è il campato di lei, te. Ah, sto bravo. Per me sto un bravo. Per gli altri non lo so. Per me sì. Ma nel borgo, quando eri giovane, la vita come... Niente, si lavorava, si andava all'osteria, fare la partita. E da lì. E c'era miseria. C'era miseria allora, le famiglie, c'erano tutte famiglie che quando c'era poco c'erano 5 o 6 figli. C'era miseria e poi ci andava d'accordo. Meglio che adesso. Adesso vai a casa, cade la scala, ti tiri sopra e guarda neanche, ti vedi. Allora eravate amici? Tutti. Uno che stava male, tutti in bocco, tutti si interessavano. E adesso, cadi, e basta. Come mai è andato negli arditi? Come mai? Per forza, gli arditi. Lo chiamate arditi perché avete il coraggio. E basta.